Allora, ciao a tutti i bambini che stanno per guardare questo video. Sono giorni in cui bisogna restare a casa e quindi proviamo a farci compagnia l'uno con l'altro per questo motivo. Il Parmacalcio ha deciso di farmi leggere qualche fiaba della buonanotte per voi. Per questa sera ne ho due, tutte e due di Gianni Rodari. Siete pronti? Cominciamo? La prima si intitola Il paese con le S davanti. Giovannino per di giorno era un grande viaggiatore, viaggia e viaggia, capitò nel paese con l'esse davanti. Ma che razza di paese è? Domandò un cittadino che prendeva il fresco sotto un albero. Il cittadino, per tutta risposta, cavò di tasca un temperino e lo mostrò ben aperto sul palmo della mano. Vede, questo è un temperino. Tutto sbagliato invece è uno stemperino, cioè un temperino con l'esse davanti. Serve a far crescere le matite quando sono consumate ed è molto utile nelle scuole. Magnifico, disse Giovannino. E poi? Poi abbiamo lo staccapanni, vorrà dire l'attaccapanni. L'attaccapanni serve a ben poco se non avete il cappotto ad attaccarci. Con il nostro staccapanni è tutto diverso. Lì non bisogna attaccarci niente, c'è già tutto attaccato. Se avete bisogno di un cappotto, andateglielo staccate. Chi ha bisogno di una giacca non deve mica andare a comprarla. Passa dallo staccapanni e la stacca. C'è lo staccapanni d'estate e quello d'inverno, quello per uomo e quello per signora. Così si risparmiano tanti soldi, una vera bellezza. E poi? Poi abbiamo la macchina sfotografica, che invece di fare fotografie fa le caricature, così si ride. Poi abbiamo lo scannone. Brrr, che paura! Tutt'altro, lo scannone è il contrario del cannone e serve per disfare la guerra. E come funziona? È facilissimo, può adoperarlo anche un bambino. Se c'è la guerra, suoniamo la stromba, spariamo lo scannone e la guerra è subito disfatta. Che meraviglia il paese con l'esse davanti. Questa è la prima fiaba, vi è piaciuta? Ti è piaciuta, Lavi? Ora leggiamo la seconda. La seconda si intitola Il topo dei fumetti. Pronta? Un topolino dei fumetti, stanco di abitare tra le pagine di un giornale e desideroso di cambiare il sapore della carta con quello del formaggio, spiccò un bel salto e si trovò nel mondo dei topi in carne ed ossa. Squash! Esclamò subito sentendo odor di gatto. Come ha detto? Bisbigliarono gli altri topi, messi in soggezione da quella strana parola. Splum! Bang! Gulp! Disse il topolino, che parlava solo la lingua dei fumetti. Deve essere turco, osservò un vecchio topo di bastimento che prima di andare in pensione era stato in servizio nel Mediterraneo. E provò a rivolgergli la parola in turco. Il topolino lo guardò con meraviglia e disse: Zip, fish bronk. Non è turco, conclude il topo navigatore. Allora cos'è? Vate la pesca. Così lo chiamarono Vate la pesca e lo tennero un po' come lo scemo del villaggio. Vate la pesca, gli domandavano, ti piace di più il parmigiano o il groviera? Split gronk. Rispondeva il topo dei fumetti. Buonanotte, ridevano gli altri. I più piccoli poi gli tiravano la coda apposta per sentirlo protestare in quella buffa maniera. Zong, splash, squar. Una volta andarono a caccia in un mulino pieno di sacchi di farina bianca e gialla. I topi affondarono i denti in quella manna e masticavano a cottimo, facendo cric cric cric, come tutti i topi quando masticano. Ma il topo dei fumetti faceva crex crex crac. Impara almeno a mangiare come le persone educate, borbottò il topo navigatore. Se fossimo su un bastimento saresti già stato buttato a mare. Ti rendi conto o no che fa un rumore disgustoso? Cren, disse il topo dei fumetti, e tornò a infilarsi in un sacco di gran turco. Il navigatore allora fece un segno agli altri e quatti quatti se la finarono, abbandonando lo straniero al suo destino, sicuri che non avrebbe mai ritrovato la strada di casa. Per un po' il topolino continuò a masticare. Quando finalmente si accorse di essere rimasto solo, era già troppo buio per cercare la strada e decise di passare la notte al mulino. Stava per addormentarsi quando ecco nel buio accendersi due semafori gialli. Ecco il fruscio sinistro di quattro zampe di cacciatore. Un gatto, squash, disse il topolino. Con un brivido. Grgna gna, rispose il gatto. Cielo, era un gatto dei fumetti. La tribù dei gatti veri lo aveva cacciato perché non riusciva a fare miau come si deve. I due derelitti si abbracciarono, giurandosi eterna amicizia, e passarono tutta la notte a conversare nella strana lingua dei fumetti. Si capivano a meraviglia. Ti è piaciuta questa qui? Sì. Bene.
Spero vi siano piaciute tutte e due le fiabe che vi abbiamo raccontato. Fate sempre i bravi, divertitevi, non fate arrabbiare i genitori e ricordatevi che andrà tutto bene, che tutti insieme, ascoltando mamma e papà, ci riusciremo a ritagliare lo spazio che adesso stiamo perdendo in questo momento un po' complicato. Un saluto da Matteo Scozzarella. Da Lavinia e sempre Forza Parma.